Veniamo al punto all'ordine del giorno numero 9, variazioni al bilancio di previsione 2018-2020. Per la presentazione cedo la parola all'assessore al bilancio, Stefano Raffin, al quale dopo successivamente darò lettura anche dell'emendamento che è già pervenuto. Prego, assessore. Grazie. Allora, abbiamo una serie di variazioni di bilancio. Iniziamo, ne citerò alcune, abbastanza, non tutte, però quelle che ritengo principali. Iniziamo con la vendita terreno vicino caserma di Carabinieri. Come è già stato illustrato, una parte della rampa di discesa dei garage di Carabinieri si trova sul suolo di proprietà dell'Enel. Questa problematica era già emersa molti anni fa, si era cercato di risolverla, ma non si era giunti alla soluzione. Ora, attraverso una permuta con integrazione di denaro, quindi non è proprio una permuta, diciamo uno scambio con un terreno confinante, abbiamo chiuso la questione. In poche parole, il terreno di nostra proprietà che viene venduto, diciamo, all'Enel, viene valutato in 2.450 euro. Il terreno invece che acquisiamo noi viene valutato per 8.967 euro, almeno come valori indicativi. C'è da precisare che tutta questa operazione viene vigilata dal demanio dello Stato, il quale entra nel merito anche del valore dei terreni. Abbiamo poi la voce manutenzione straordinaria che riguarda sia le scuole dell'infanzia, sia le scuole elementari che le medie, rispettivamente per 11.500, 17.000, 16.500, ove sono previsti una serie di interventi, in particolar modo negli impianti idraulici ed elettrici, oltre ad altri interventi minori. Acquisto attrezzature per manifestazione, 35.000, qui si prevede l'acquisto di un palco e di transenne, in quanto succede spesso che di transenne si debba andare a prestito in altri comuni e il palco debba essere smontato e rimontato magari per riportarlo la settimana dopo sullo stesso luogo del primo montaggio e talvolta il palco richiederebbe anche delle dimensioni più grandi, quindi verrà acquisito un palco compatibile con quello attuale ed eviterà questi numerosi spostamenti, visto che di manifestazioni ce ne sono moltissime e spesso richiedono la presenza del palco. Manutenzione straordinaria, impianto sportivo Ponte del Vado, 45.000, qui accanto al progetto da 200.000 in parte finanziato dalla Regione che va ad intervenire sulla parte prevalentemente esterna dell'impianto sportivo di Ponte del Vado, abbiamo ritenuto di integrare di 45.000 per poter fare una serie di interventi all'interno che riguardano la caldaia, i bagni e quant'altro. Adeguamento normativo generale Palazzetto dello Sport, 150.000 euro. Qui è la questione dei CP, nel senso che il Palazzetto dello Sport, per ottenere il certificato di prevenzione incendi, deve sistemare i pannelli solari, che dovranno quindi essere tolti e ricollocati con dei pannelli nuovi in regola e vistati, diciamo, dal comando del Vigile del Fuoco, vistati nel senso che i nuovi pannelli saranno in regola e quindi poi rilasceranno il certificato di prevenzione incendi. Ora, questo lavoro è abbastanza impegnativo e una volta collocati rimarranno lì per moltissimi anni. Di conseguenza, poiché si è constatato che il tetto, se non oggi, nel giro di pochi anni, avrebbe bisogno di interventi sia per quanto riguarda l'isolamento che il fattore termico, diciamo, abbiamo ritenuto utile investire 150.000 euro immediatamente, in modo che poi per anni e anni non si rimetterà più mano al tetto. Sarebbe costato molto di più fare un intervento in seconda battuta. Quindi integriamo il capitolo di 150.000 euro, è stato approvato il preliminare e poi sarà approvato il definitivo esecutivo tenendo conto del valore complessivo.
Acquisto luminari natalizie 35.000, la voce si spiega da sé. Interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali 82.000, va a integrare il capitolo. Come vedete, da 440.000 arriviamo a 524.000. Qui ci sono all'interno asfaltature, sistemazioni di incroci, vedi San Giacomo, vedi Villa d'Arco, curva cosiddetta Schiavon ed altri interventi sulle strade. Acquisto automezzi, servizi manutentivi, 55.000, è un autocarro con piattaforma che verrà utilizzato ovviamente dagli operai. Acquisto attrezzature, 4.800 euro, polizia municipale, qui acquisiamo 3 Velo-OK, in quanto vi sono alcune strade principali dove ancora non è presente il Velo-OK e ci sono molti cittadini che richiedono che sia collocato. Ovviamente non potremo metterli su tutte le strade e stradine che ci sono nel paese. Credo che con questi 3 concluderemo la fase degli acquisti dei Velo-OK. Riqualificazione ed ampliamento impianti di pubblica illuminazione 8.000 euro. Acquisto arredi parco giochi 35.000. Manutenzione straordinaria impianti sportivi 35.000, qui collocheremo l'illuminazione a LED presso l'impianto Ugo Piaia, sia per migliorare l'illuminazione, ma in particolar modo per ridurre le spese di illuminazione stessa. E infine è previsto, a conclusione di questa parte, che è quella relativa agli investimenti, un emendamento dove inseriamo 50.000 euro per interventi straordinari del verde da eseguirsi su vari punti del territorio comunale. Questa è la parte corrente. La parte investimenti ha numerose variazioni, ma sono moltissime di importi veramente piccoli. Quelle più significative riguardano la questione dell'assunzione presso l'anagrafe. Diciamo che presso l'ufficio lavori pubblici l'informatico è andato all'estero per questioni proprie di lavoro e di conseguenza si è licenziato. A questo punto, siccome si rendeva urgente la necessità di dare un sostegno all'ufficio anagrafe per una serie di motivazioni già presenti quest'anno, ma in particolare anche che si verificheranno il prossimo con il pensionamento di alcune persone, riteniamo di fare un bando di mobilità e quindi di dirottare le risorse che erano fino a fine anno previste con l'informatico e per l'informatico di dirottarle all'ufficio anagrafe. Abbiamo inserito poi il PSR, dove per questi percorsi naturalistici siamo comune capofila, quindi la spesa complessiva è di 7.600 euro, dei quali 4.700 ci verranno rimborsati dai comuni che partecipano con noi al PSR. Abbiamo inserito maggiori entrate da concessione oneri di urbanizzazione per 12.000 euro. Poi, come voci importanti, cito le spese per incarichi legali di consulenza, 41.000 euro, dove verranno pagati gli avvocati sia per quanto riguarda la voce principale la Duca d'Aosta, in quanto per i fatti avvenuti presso la Duca d'Aosta sono stati considerati non colpevoli sia gli amministratori che i dipendenti e quindi, come prevede la normativa, svolgendo loro queste attività nell'ambito delle funzioni di dipendente comunale o di amministratore comunale e avendo chiesto il rimborso, provvederemo a rimborsarli. E cosa diversa è invece quella delle querele, diversa in termini di principio, in quanto non riguarda l'accusa di danni all'immobile, diciamo, Duca d'Aosta, ma riguarda delle querele che sono state fatte tra consiglieri comunali. Anche in questo caso il giudice ha ritenuto che questa querela non avesse fondamento e di conseguenza i querelati hanno richiesto, svolgendo nell'ambito delle loro mansioni, in questo caso c'era, mi pare, un ordine del giorno sottoscritto, hanno richiesto il rimborso delle spese dei legali. Quindi due situazioni diverse, ma che complessivamente comportano una spesa di circa 41.000 euro. Va bene, spese per rimborso tributi comunali non dovuti è già chiaro.
della questione dell'informatico abbiamo detto, pulizia del tetto del municipio 3.500, anche qui non è il caso di soffermarsi, spese per studi, indagini, consulenze 4.500 ad integrazione del capitolo che vanno per il piano acustico, l'aggiornamento del piano acustico, e mi pare che poi il resto sono voci. C'era un refuso nei tabulati, come ho detto in commissione, a pagina 12, l'uscita 2296, c'è scritto Socialme, in realtà si tratta di restituzione contributo regionale. Ecco, un accenno anche all'erogazione premio al merito scolastico, borse di studio, ove abbiamo inserito, come ci eravamo impegnati, la somma, avevamo detto di 4.000, abbiamo messo 5.000 euro. La catalogazione archivio, come detto, non riescono a realizzarla quest'anno, quindi sarà eseguita il prossimo anno ed è stata tolta al momento dal bilancio. Queste ritengo che siano le voci principali. Poi alcune poste le abbiamo viste anche in commissione, ma complessivamente questa è la variazione di bilancio messa all'attenzione del Consiglio Comunale. Grazie Presidente. Grazie a lei Assessore per la presentazione. Dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi? Chi incomincia? Devo intendere che non ci sono interventi, se così fosse passiamo. Allora, primo intervento della consigliera Laura Sartore di Sinistra in Comune. Dunque, ho ascoltato attentamente la relazione dell'assessore Raffin. Faccio una precisazione, che alla voce spese per incarichi legali non si è trattato di querele tra amministratori, si è trattato, oltre a quello che riguarda la Luca d'Aosta, si è trattato di un querelante nei confronti di diversi amministratori. E tanto perché, insomma, bisogna essere trasparenti ed essere chiari, anche perché penso che la popolazione debba, come dire, sapere, conoscere, perché detto così sembra che non si voglia rendere trasparente qual è la situazione. È stata la querela fatta dal consigliere Serio nei confronti di alcuni altri consiglieri che avevano firmato un ordine del giorno sollevando una questione di, non dico incompatibilità, ma insomma una questione di forse non opportunità di dargli l'incarico che gli era stato dato relativamente alla gestione di una determinata giornata, ecco, non voglio, mi pare della giornata No Alcohol Day, una roba di questo tipo, ecco, per cui noi rilevavamo che ci fosse una, come dire, incongruenza e anche una non opportunità di assegnare questo incarico all'allora vice sindaco, forse vice sindaco, mi pare che fosse, no? E vabbè, insomma, poi alla fine è partita questa querela che è stata archiviata, e da qui praticamente il comune deve pagare circa 10.000 euro, da quanto mi pare di aver capito, per le spese legali che hanno sostenuto i querelati. Ora, non sono poi così tanti, diciamo, questi 10.000 euro, però io mi sento di fare una considerazione di questo tipo. Come voi sapete, io sono tanti anni che sto in consiglio comunale.
Io di offese veramente, ne ho ricevute tante. Se ogni volta che ricevevo un'offesa io fossi ricorsa alla querela, probabilmente l'elenco e il conto sarebbe stato ben pesante per l'amministrazione comunale. Io, quando sono intervenuta presso il tribunale, ho solo fatto degli esposti circostanziati. Esposti che sono anche finiti con rinvii a giudizio, per cui l'invito che faccio a tutti noi consiglieri, che quando, come dire, in questa assise ci si parla, ci si confronta, probabilmente bisognerebbe stare molto attenti e mettere da parte moti di orgoglio, perché secondo me di questo si è trattato, che poi alla fine il risultato che abbiamo visto in questa situazione è stato un risultato che ha comportato delle spese che potevano essere evitate, secondo me. Casomai ci si chiarisce, ma insomma i moti di orgoglio mettiamoli da parte, proprio perché o le dichiarazioni sono forti e, voglio dire, pesanti, ma in questo caso bisogna valutare bene se è il caso o meno di querelare, o se no, io ritengo che in questo caso qua si poteva benissimo evitare. E appunto bastava placare un attimino questo moto d'orgoglio per evitare che il comune si trovasse a sborsare, penso, 10.000 euro, non so se poi ce ne sarà anche qualcuno di più. Andava detto e specificato, proprio perché anche in commissione non c'era stata più di tanta chiarezza rispetto all'entità di queste spese legali, in cosa consistevano, e conseguentemente io invito ancora una volta a non avere la mano facile come quella che si è avuto in questa situazione, mano facile nel querelare, chiaramente. Grazie consigliere, ha chiesto ora la parola il capogruppo di Forza Cordenons, Sergio Andrea, prego consigliere. Grazie presidente, ma io ho effettivamente fatto delle querele contro delle persone che hanno firmato un ordine del giorno che a mio avviso andava a ledere la mia onorabilità, perché voglio ricordare, senza rientrare nell'argomento del vecchio ordine del giorno, facendo un esempio, è stata presa una foto da mio Facebook personale, ok, di un brindisi per il compleanno di mia sorella, dicendo che io ero una persona sfrontata e che quindi non potevo affrontare una determinata tematica. Quindi io rilancio a voi la palla e dico, si può evitare forse di fare determinati ordini del giorno che vanno a colpire sul personale. Non giratemi adesso a me la frittata che io non dovevo per orgoglio querelare. Potevate voi evitare, sinceramente, di fare un ordine del giorno che andava completamente sul personale e che non era nulla di politico. Punto. Poi mi riservo di reintervenire ovviamente per fatto personale. Cioè. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi. Ricordo che siamo sul punto variazione del bilancio di previsione 2018-2020 e che ovviamente ci sono tanti altri capitoli di spesa da prendere in esame. Secondo intervento della consigliera Laura Sartori. Sarò brevissima. Resta il fatto che il Tribunale ha deciso di archiviare questa querela. Cioè, non è neanche dato a dibattimento, proprio perché l'ha ritenuta una querela inutile e non fondata. Grazie. Ci sono altri interventi sull'argomento? Mi pare di no. Apro la fase delle dichiarazioni di voto.
ci sono interventi per dichiarazione di voto, per motivare come ci si andrà ad esprimere. Ah, giusto, è vero, sì. Come anticipato precedentemente, c'è un emendamento presentato dalla maggioranza, nella fattispecie dal consigliere Elio Quas. Ne do lettura: considerato che si rende necessario intervenire in diverse aree del territorio con manutenzione straordinaria del verde pubblico, propone il seguente emendamento alle variazioni del bilancio di previsione di cui la proposta è in oggetto. Costituzione in spesa di uno stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2018, finalizzato alla manutenzione straordinaria del verde pubblico, finanziato con l'avanzo di amministrazione disponibile. Anno 2018 più 50.000 euro, manutenzione straordinaria verde pubblico, voce di bilancio 902-202-0201-999, a firma di Elio Quas. Quindi pertanto ritorniamo nella parte delle dichiarazioni di voto, ricordando che prima metteremo in votazione l'emendamento e dopo il documento nella sua interezza. Prego, consigliere Paolo Bernardi del gruppo Fides. Grazie Presidente. Dopo aver ascoltato con attenzione la relazione dell'assessore al bilancio in merito alle variazioni proposte, sia da parte investimenti che di parte corrente, e dall'analisi della documentazione fornita si evince che le stesse sono state utilizzate al meglio e con le dovute priorità. In particolare la precedenza viene data alle scuole, per le quali sono previsti interventi edili e su impianti idraulici ed elettrici. Altri sono interventi previsti per la manutenzione strade, rifacimento incroci e manutenzione in marciapiedi fossi. Anche per lo sport sono previsti fondi, in particolare per il palazzetto dello sport e l'impianto di via Ponte del Vado. Altri fondi, in minore entità, per l'arredo urbano. Inoltre, e cito ancora il parere dei revisori, nonostante qualcuno abbia osservato prima che i revisori non fanno il loro dovere, potrebbero non farlo, aggiungo che i revisori sono responsabili anche loro di quello che fanno, per cui se dovessero fare qualcosa che non vanno sono soggetti anche loro a delle penali e anche al penale. Inoltre, appunto, il parere dei revisori contabili è stato ricordato dall'assessore al bilancio, è favorevole in ordine sia alla regolarità tecnico-contabile che alle variazioni prospettate, che appaiono coerenti e attendibili. Viene inoltre accertata la coerenza della previsione di competenza con gli obiettivi del pareggio di bilancio. Esprimo pertanto a nome di Fides parere favorevole all'approvazione delle variazioni di bilancio proposte. Grazie. Grazie consigliere, ci sono altri interventi. Sempre per dichiarazione di voto. Mi pare di no, pertanto procediamo con le votazioni, iniziando dall'emendamento a firma del consigliere Quas per la maggioranza. Astenuti il consigliere Biason del Movimento 5 Stelle. Voti favorevoli il resto del Consiglio Comunale. Pertanto con 18 voti favorevoli ed un voto astenuto dichiaro il punto numero all'ordine del giorno numero 9 approvato. Ricordo che nella discussione il consigliere Zancai ha abbandonato i lavori, pertanto il risultato assente durante questa votazione. Veniamo al punto all'ordine del giorno numero 9 così emendato. Astenuti, sempre il consigliere Biason. Voti favorevoli, la maggioranza presente, composta da Bernardi, Gobbo, Del Vedove, Quas, Scian, Polesio, Ortolani, Zanceli, Prin, Azzano, Fantin, Serri, Valetti. Voti contrari, la minoranza, composta da Sartori, il gruppo del Partito Democratico e basta. Pertanto con 13 voti favorevoli, 5 contrari e un voto astenuto, dichiaro approvato il punto all'ordine del giorno numero 9. Veniamo ora all'immediata eseguibilità
Scusate un momento che non avevo preparato la scheda. Ok, metto in votazione pertanto l'immediata eseguibilità. Astenuti? Nessuno. Voti favorevoli? All'unanimità tutti e 19 i componenti del Consiglio Comunale. Ok. Veniamo ora all'ordine del giorno numero 10, avente per oggetto variazione numero 1 al programma triennale 2018-19-20 ed annuale 2018 dei lavori pubblici. Approvazione. Per la presentazione, sempre la parola all'assessore al bilancio Stefano Raffini. Sì, grazie Presidente. In poche parole, aggiorniamo il programma triennale agli assestamenti di bilancio che abbiamo effettuato in questi mesi. Di conseguenza non c'è nulla di nuovo di quanto abbiamo già approvato nelle fasi degli assestamenti. Sono state aggiunte delle schede rispetto alle opere che avevamo in programma nel bilancio di previsione, ne vado a leggere i titoli giusto per memoria rispetto a ciò che abbiamo approvato, come ho detto, nei diversi assestamenti sinora effettuati. Inizio quindi con l'adeguamento normativo magazzino comunale, 200 e 2500, interventi di manutenzione straordinaria della scuola media da Vinci, 68.000, realizzazione e intersezione con centro commerciale di Pordenone, 166 più 22, quindi 188, manutenzione straordinaria biblioteca 100.000, per memoria si tratta di una sorta di sanificazione della parete posteriore, diciamo, no? Ecco, che nord-est, giustamente. Adeguamento normativo generale del palazzetto dello sport, via Avellaneda, 160.000, erano i famosi pannelli solari. Manutenzione di marciapiedi e asfaltature, 54.000, che probabilmente abbiamo integrato in fase di assestamento rispetto ai valori iniziali. E poi le due importanti opere dei progetti di finanza che in questa fase devono figurare nel triennale, che sono quelle per la pubblica illuminazione e quello relativo alla piscina. Ecco, queste le opere, si tratta quindi di un aggiornamento e niente di più del triennale. Grazie Presidente. Grazie Assessore, dichiaro aperta la discussione, prego per qualche intervento. Se ci sono interventi, se no anche qui passiamo alle dichiarazioni di voto. Ok, quindi passiamo direttamente alle dichiarazioni di voto. Si è prenotato il consigliere Giovanni Iani, capogruppo del Partito Democratico. Sì, grazie Presidente. Andiamo via veloci. Sostanzialmente di queste opere pubbliche di cui si dà evidenza ci sono cose condivisibili, altre che riguardano scelte che noi comunque non avevamo condiviso e di alcune dove ci siamo astenuti, vado citando il partenariato pubblico-privato per l'energia e gestione elettrica dove ci siamo astenuti, sulla piscina comunale sostanzialmente abbiamo espresso la nostra contrarietà, marciapiedi e asfaltature si poteva fare di più perché comunque ad integrazione sì, questo è vero, però voglio dire vista l'annosa problematicità soprattutto per quanto riguarda i marciapiedi si poteva fare la scelta di dare priorità a quello invece che altro. Quindi sostanzialmente rispetto a questa variazione il nostro voto sarà di astensione.
Grazie consigliere, chiesto la parola il consigliere Laura Sartori di Sinistra in Comune. Esattamente per le stesse motivazioni che ha presentato poc'anzi il consigliere Ghiani, anche il mio voto sarà un voto di astensione. Grazie consigliera. Ha chiesto ora la parola il consigliere Bernardi del gruppo Fides. Noi invece, proprio perché come Fides avevamo provato a suo tempo al piano triennale con le opere che vengono elencate, quindi ci troviamo d'accordo su quello che sono state quelle opere nel triennale, esprimiamo parere favorevole all'approvazione della variazione 1 del programma triennale proposto. Grazie consigliere. Altri interventi? Mi pare di no, pertanto chiudo la fase delle dichiarazioni di voto e metto in votazione il punto all'ordine del giorno numero 10, variazione numero 1 al programma triennale 2018-19-20 ed annuale 2018 dei lavori pubblici. Approvazione. Astenuti? Abbiamo la minoranza presente, quindi consigliere Sartori, il gruppo del Partito Democratico e il consigliere Biason del Movimento 5 Stelle. Voti favorevoli, la maggioranza presente, composta da Bernardi, Gobbo, Delle Vedove, Quas, Scià, Polesio, Tollante, Zan, Celeprin, Azzano, Fantin, Serio e Valetti. Pertanto, con 13 voti favorevoli e 6 voti astenuti, dichiaro l'ordine del giorno numero 10 approvato. Metto in votazione l'immediata eseguibilità del medesimo punto. Astenuti? Nessuno. Voti favorevoli? Consigliere Sartori, che lei vota favorevolmente, immediata eseguibilità, quindi all'unanimità l'intero Consiglio Comunale. Signori, sono le 11. Cosa vogliamo fare? Nel senso, gli argomenti che seguono, ve lo dico proprio in estrema trasparenza, abbiamo l'11, l'abrogazione dei regolamenti, va considerata l'ora tale e l'assenza dei responsabili che magari potevano... Ah, c'è anche, però non tutti. Ma no, ci sono. Allora, dietro la colonna. Come volete intendere? Se volete la possiamo anche posticipare al prossimo Consiglio Comunale ad affrontarlo nella sua interezza, visto che sono una serie di regolamenti da valutare caso per caso. Lo portiamo come primo punto la prossima volta che siamo tutti più freschi. Ottimo. Va bene, pertanto quindi dichiaro chiusi i lavori del Consiglio Comunale. Sono le ore 23:02. Buonanotte a tutti.